ragazzi, io intanto grazie a tutti, grazie al presidente. Non applaudite, non applaudite. Grazie al preside Turabba, che è una persona speciale, che mette sempre a disposizione non soltanto la sua vocazione, che è quella di educatore, ma la mette anche come amico, ma è come persona che vuole fare crescere la società in cui lavora, il territorio in cui opera. E quindi lo ringrazio particolarmente della sua ospitalità e di tutte le cose gradite che è solito fare. Vedete, io non sono molto d'accordo con i premi, non è che mi fanno sentire importante organizzare queste cose, perché ritengo importanti, soprattutto perché ci portano alla memoria persone che sono riuscite, grazie al loro impegno, grazie al loro senso dello Stato, grazie al loro sacrificio, hanno permesso a chi ha operato dopo di raggiungere risultati importanti. Io dico semplicemente però alcune cose. Vedete, non credo ai premi, così come non credo alle tavole rotonde, come non credo ai dibattiti. Se la società, se i legislatori, se chi ci amministra non investe sulla scuola, perché io ritengo il luogo unico deputato a cambiare mentalità, a cambiare cultura, modo di fare, modo di atteggiarsi, modo di porgersi, lo ritengo un luogo importantissimo, che è quello della scuola. Una scuola che dovrebbe operare in sinergia con la famiglia, una scuola che dovrebbe operare in sinergia con la società, perché è chiaro che se il messaggio di educazione arriva e parte dalla scuola e poi viene decodificato dalla famiglia, si hanno determinati risultati. E abbiamo i risultati che ad ammazzare Livatino e Saetta purtroppo sono stati dei miei compaesani, gente che forse possibilmente io vedevo per le strade di Palma di Montechiaro e che poi si sono fatti interpreti di questo barbaro assassinio, prima di Saetta e poi di Livatino. E questo dispiace non soltanto perché sono conterraneo di questi disonesti, ma dispiace pure assistere, non me ne vogliano, gli amici di Favara, quanto una impresa straordinaria come quella di consegnare alle patrie galere un latitante pericoloso, mafioso, come Gerlantino Messina, e si vede la popolazione che non partecipa a questa grande festa di liberazione e quasi sopporta a malapena la presenza dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Allora, se il nostro comportamento, se il nostro messaggio a mio figlio, al nostro figlio, è quello di dirgli: ragazzino, fatti i fatti tuoi e vivi serenamente, rispetto a quello che gli dice la scuola, che lo invita a denunciare, lo invita ad essere protagonista della crescita del territorio. Di fronte a queste dicotomie, a queste conflittualità che ci sono, perché l'atteggiamento mafioso è qualcosa che ci portiamo dentro, nell'educazione, nella cultura, nella mentalità, se non riusciamo a cambiare questo senso di vedere le cose, se non riusciamo a preoccuparci della cosa pubblica, se non riusciamo a preoccuparci delle cose che debbono formarci, che debbono farci crescere, fregandocene, allora noi possiamo fare tutti, possiamo organizzare tutti i premi di questo mondo, tutte le tavole rotonde, tutti i dibattiti, ma non avranno quella valenza che è necessaria. E allora, ragazzi, siccome ci vuole poco per essere uomini e per essere persone, perché quello che è importante non è tanto quello che facciamo trasparire, ma quello che siamo dentro, i valori che conserviamo, che manteniamo, che vogliamo trasmettere, perché in ogni essere c'è una persona, in ogni essere c'è una cosa sulla quale poter lavorare per migliorare. Io sono magari un po' diversifico da quello che dice Rousseau, che l'uomo nasce buono, poi è la società che lo corrompe, che lo corrode. Io dico che la società è fatta degli uomini, è fatta delle persone, e allora siamo obbligati a intervenire.
interessarci delle cose. Siamo obbligati a interessarci di una scuola. Vengo da una riunione, ed è per questo che vi chiedo scusa per il ritardo, in cui c'è in discussione la sopravvivenza dell'università agrigentina, perché non possono pretendere di fare diventare l'università un clone di Palermo, di chi anche altro. Perché noi riteniamo che i nostri ragazzi abbiano il diritto sacrosanto, legittimo, di essere considerati ragazzi di serie A e non di serie B. E non è possibile mantenere docenti che nemmeno si presentano alle elezioni e nemmeno si presentano ai ricevimenti. Li abbiamo cacciati fuori, gli abbiamo detto andatevene a casa, perché l'Agrigento merita tutt'altre cose. Questo è un atteggiamento mafioso, e l'atteggiamento mafioso non può fare mai crescere. L'atteggiamento mafioso è quello di girarsi la faccia dall'altra parte. L'atteggiamento mafioso è quello di pensare di stare bene nella propria casa e disinteressarsi di quello che è il denaro pubblico. Se oggi abbiamo 22.000 precari che forse hanno messo a rischio, a repentaglio il loro posto, non è certamente colpa di questi lavoratori, è colpa di un clientelismo politico che abbiamo curato, che abbiamo condizionato, perché quelli ci servivano per avere voti. Allora ragazzi, impegnatevi per la cosa pubblica, impegnatevi perché la nostra provincia non debba essere considerata la più mafiosa d'Italia, impegnatevi perché la nostra provincia non possa essere considerata l'ultima per qualità della vita. E vi dico, e lo dico facendo autocritica, la colpa non è soltanto dei politici, la colpa non è soltanto del presidente della provincia, che sicuramente non è stato scelto perché è più capace e più bravo degli altri, perché è stato scelto magari per un sistema politico non etico, ma che comunque è il nostro sistema. Se ci impegniamo tutti, se tutti facciamo squadra, se tutti ci sentiamo un'unica cosa, se tutti ci sentiamo in dovere, nel diritto di poter fare qualcosa per il nostro territorio. Io ricordo, e non me ne vorrà qualcuno, con grande nostalgia la figura del prefetto Postiglione, un uomo che era riuscito a fare squadra, un uomo che era riuscito insieme ai magistrati, insieme al presidente del tribunale, insieme al colonnello dei carabinieri, al comandante, al colonnello della guardia di finanza, all'acquestore, al capitano, un uomo che era riuscito a fare squadra. Un uomo che era riuscito insieme ai magistrati, insieme al presidente del tribunale, insieme al colonnello dei carabinieri, al comandante, al colonnello della guardia di finanza, all'acquestore, al capitano del porto, della guardia costiera, ma tutte queste, si era riusciti a fare squadra. Se i risultati sono venuti perché c'è una squadra che gioca insieme, c'è una squadra che vuole fare gol in una porta avversaria. E le cose della provincia non sono di Rossi o di chi gli sta vicino, le cose sono di tutte. E vi dico un'ultima cosa e chiudo: diffidate delle persone che vi dicono voi siete il futuro, voi siete i giovani, perché se continuiamo a deresponsabilizzarci dicendo che voi siete il futuro, beh, vi assicuro che i modelli che vi presentiamo qualche volta non sono eticamente trasferibili a quello che voi dovreste essere un giorno. Impegniamoci. Noi abbiamo aperto una scala reale, che qualche giorno prima era un magazzino. Abbiamo cercato di far avvicinare così i nostri ragazzi nel cosiddetto palazzo, perché noi vogliamo operare e lavorare con voi, perché noi vogliamo crescere con voi. E chi ci deve dare lezioni non sono le persone come me, che ormai sono bacate e sono diventate vecchie, ma chi ci deve dare lezioni siete voi, e dovete darcele, perché vogliamo crescere insieme a voi. E allora interessiamoci del nostro territorio, interessiamoci di tutte le cose che possiamo fare, interessiamoci delle infrastrutture, interessiamoci delle strade, delle scuole. Io ho i soldi per poter mettere a posto tutte le scuole, ma una legge, il cosiddetto patto di stabilità, non mi consente di investire, non mi consente di spendere.
Però se un ragazzino si rompe la testa perché c'è un tetto cadente, la colpa del presidente della provincia che non ha riparato il tetto, non è che si dice che non si può sposare il patto di stabilità e non possa investire. Io mi vergogno a pensare che ci siano istituti superiori che non hanno la palestra. Mi vergogno nel pensare che ci siano scuole che ancora oggi vengono ospitate in case di affitto. Mi vergogno, ma vi assicuro che tutto quanto è stato possibile fare per renderle sicure lo abbiamo fatto, perché non abbiamo dilapidato soldi, non abbiamo dato consulenze, non abbiamo dato niente se non nel rispetto della legalità. E allora chiudo dicendovi, ricordiamoci di Livatino e Saetta, così come è giusto ricordarci di Falcone e Borsellino, così come è giusto ricordarci del maresciallo Guazzelli, così come è giusto ricordarci di tanta brava gente che non ha gli onori della cronaca di quanti ce lo hanno loro. Ma io potrei parlarvi di un medico, di un certo Giulio Castellino, che viene ammazzato, lo dice il pentito di mafia, qualche giorno fa, perché era onesto, oppure perché ammazzano un vigile urbano perché aveva preso una multa. E questo accade nei nostri paesi, accade vicino alla nostra porta. Si evitano queste cose solo se noi diciamo con forza che la mafia fa schifo. Grazie Presidente, grazie per il suo discorso incisivo.